pensare di vivere in città senza vita selvatica non è possibile e non è neanche opportuno. La nostra vita è più ricca pensando di essere circondati da piante e da animali che seguono il loro ciclo biologico. Poter ascoltare il canto di un passero solitario che si dispiega in una mattina tranquilla, poter vedere il volo dei rondoni in città e sapere che hanno compiuto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare fin da noi, dare la caccia agli insetti e poi tornarsene laggiù lontano. Sapere che ci sono mammiferi belli, interessanti e anche utili, come le volpi che danno la caccia ai ratti. Tutto questo rende la nostra esistenza più ricca. Oggi in città non possiamo più ignorare la vita selvatica. Il lockdown ha avuto tanti impatti negativi sulla nostra vita, sulla nostra società, sulla nostra economia, ma sicuramente qualcosa di positivo ce l'ha dato, anche questo desiderio di vivere un rapporto più intenso con la natura, che può partire proprio da questi spazi urbani che sono abitati da una quantità insospettabile di specie, di piante e di animali.